Lazio-Juventus 3-1, ragazzi, una partita veramente incredibile. Una partita veramente incredibile, non ho mai visto una partita, una partita così. Me la sono vista tutta una partita stradominata dalla Lazio, proprio. Veramente, cioè, una cosa veramente incredibile. Un primo tempo, sì, partito. Eh, diciamo i primi 25 minuti un po' contesa. Poi con il gol di Ronaldo al 25 esimo dove sembra sembra un po' diciamo stabilizzare la partita. Teoricamente, sembra cioè, cerca, insomma, ci, ci, si, pensa, ma, si pensava nella prima mezz'ora che la Juve forse poteva cavarsela con un gol massimo un pareggio alle brutte. Invece non è andata per niente così perché poi, dopo il gol di Ronaldo, la Lazio è cominciata a salire proprio a salire proprio dove ha mantenuto, diciamo, mh, ha mantenuto comunque il risultato positivo però eh, diciamo, facendo molta, molta fatica iniziato il secondo tempo la Lazio ha preso il sopravvento proprio dal secondo tempo in poi proprio, cioè, è iniziata una lunghissima rotta Proprio una, una decadenza, una decadenza della, della Juventus veramente vergogno, vergognosamente spaventosa, proprio, spaventosa sicuramente il caso di Quadrato ha... Um, ha dato molto peso perché giustamente poi giocando in meno è andata così e... subito dopo c'è stato il gol di Savic al 74 esimo dove ha eh, diciamo motivato ancora di più la squadra e ha riequilibrato le diciamo le forze in campo e... poi dopo dopo di che poi c'è stato il vabbè sì c'è stato poi la cosa di immobile, il rigore sbagliato, però, comunque sempre un colpo, un colpo nei confronti della Juventus, ehm... poi c'è stato il, il gol di Fe Luiz Fe Felipe, Lu Felipe. E poi all'ultimo, alla fine, c'è stato il gol di Kaisedo. Eh, eh, sì, di diciamo, ha concluso poi, cioè, dove ha chiuso la partita con un 3-1. Diciamo, possiamo dire 2-1, perché il terzo gol, diciamo, non. Ha soltanto dato l'ultimo colpo di grazia negli ultimi minuti di recupero e, e, e così è finita sostanzialmente. La Lazio proprio ha stradominato la partita già dalla, dalla metà del primo tempo in poi. Ripeto, il caso: l'espulsione sicuramente ha dato il suo peso, però. Ma questo lascia poi molto riflettere comunque, perché comunque la, la, la Juventus. Quest'anno, già con l'arrivo di Sarri, non sta facendo un gran bel gioco sostanzialmente. Sta facendo sostanzialmente schifo per la, Juve, per la, diciamo, per la composizione della rosa che tiene la Juventus. E questo è un, duro colpo per la, è un doppio duro colpo per la Juve, primo perché ha perso la partita. Secondo, perché comunque, eh, ovviamente, l'Inter mantiene, mantiene diciamo, ma, dovrebbe continuare a mantenere la prima posizione sicuramente per questa settimana. E dà una buona dà anche una motivazione non solo all'Inter di andare sempre più avanti e nel cercare di mantenere il primo posto possibile sperando di vincere lo scudetto. Che secondo me, secondo me vi ripeto: l'Inter ha, ha tutte le carte in tavola per vincere lo scudetto, ma facendo con questa sconfitta tutte le altre squadre, Roma e anche altre, anche se la Roma ha pareggiato ieri, ma comunque le altre squadre, quelle un po' più quotate, eh, comunque come la Lazio stessa, eh, il Napoli. E il Cagliari Insomma Diciamo le squadre più quotate Saranno sempre più motivate Nel raggiungere la Juventus E nel cercare di spingerla sempre più in fondo Sempre più in fondo possibile ehm, Quindi questa è una sorta Questa sconfitta Della Juventus È, cioè, è, è una doppia Anzi forse è tripla sconfitta. È una tripla sconfitta Perde la partita Motiva l'Inter ad andare avanti E a mantenere il primo posto e motiva comunque le altre squadre a, a superare la Juventus, visto che per anni ha mantenuto il, il dominio in assoluto, e quest'anno, per la prima volta, dopo 6-7 anni, viene messo in discussione il super dominio della Juventus in campionato almeno per quanto riguarda il campionato. Ma se già fa schifo, comunque in campionato, mi chiedo in, mi chiedo in Europa cosa, cosa può fare la Juventus? Mi chiedo in Europa, con questo poi gioco di Sarri che. Francamente non è che mi piace molto, non mi piace molto, anche se vi ripeto, io sono contento di questo campionato perché finalmente vedo un campionato competitivo dove c'è una squadra come l'Inter che sta facendo un gioco da Dio. E ripeto, ragazzi, da quando è arrivato Conte, da gennaio, che comunque insomma eh, simpatizzo l'Inter tutto quanto, ma comunque vi ripeto. Eh, Finalmente io vedo un campionato competitivo dove la Juventus finalmente non vince, più a non vince più a settembre o ad agosto come gli altri anni precedenti. Ma se vince, se vincerà eh, dovrà aspettare almeno fino a maggio sostanzialmente. Se vincerà, non vincerà vuol dire che sarà finito questo super dominio della sarà finito questo ciclo, no? Perché sapete come va il calcio, i campionati vanno sempre tutto a ciclo. C'è il periodo del Milan, della Juventus, dell'Inter, ogni tanto qualche esplode la Roma, Lazio, altre squadre e poi dopo ricomincia, ricomincia tutto quanto. Sembra a quanto pare, da come sta andando il campionato che il ciclo, diciamo, della Juventus eh, sta per finire, il ciclo del dominio della Juventus sta per finire sostanzialmente sta per finire a meno che non prendano provvedimenti dalla base e non trovano una soluzione alcuni già dicevano che forse Allegri tutto quanto ma non lo so non lo so se Allegri non lo so quanto Allegri possa fare la differenza perché vi ripeto eh, Allegri vinceva sempre per bucio de culo sostanzialmente questo è il quanto quindi secondo me da, posso ufficializzare che è iniziata la decadenza della Juventus però vi ripeto: io sono contento che questo campionato sia molto più competitivo perché è quello che voglio fondamentalmente. Io voglio un campionato dove veramente chi arriva primo ci deve arrivare sputando sangue, fondamentalmente, e non che già a settembre hai vinto di diritto, sostanzialmente. Questo è il quanto. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, cliccate un bel pollice, eh, pollice in su e se volete potete sostenere il mio canale con un piccolissimo aiuto economico tramite PayPal. Noi ci risentiamo per, per, per i prossimi video ragazzi, ciao a tutti!